quanti anni ha deciso di iscriversi? Buongiorno telespettatori, ben ritrovati a questa nuova puntata di Linea Diretta. Allora oggi si parla di salute, si parla di sport, perché lo sport non ha età e perché tutte le varie scoperte in campo tecnologico ci hanno permesso davvero di allungare la durata della vita. Possiamo arrivare a campare davvero fino a 100 anni, ma qual è la ricetta giusta per poterlo fare? Ne parliamo insieme ad un istruttore proprio di palestra, uno sportivo d'eccezione, Alessio Fincato. Buongiorno a tutti. Allora Alessio, l'avete visto, il nostro ospite giustamente è in tuta da ginnastica perché così si confà alla sua professione. Allora, prima di iniziare a parlare un po' di come si può arrivare davvero a 100 anni, vi presentiamo due persone che hanno deciso di iscriversi in palestra dopo la pensione. Ve le presentiamo, sono seguite ovviamente da Alessio e poi commenteremo insieme allora la loro scelta, direi anche coraggiosa. Prego la regia di mandare in onda il contributo. Quanti anni ha deciso di iscriversi in palestra? L'anno scorso, quindi a 64 e mezzo, 65. Cos'è scattato? Beh, nella cosiddetta experience people si ricomincia una nuova vita, no? E quindi venire in palestra è stato un inizio in tal senso. Soprattutto perché penso che la salute è un capitale e bisogna investirlo bene per mantenerlo. Con che frequenza viene in palestra? 2 volte la settimana. Il momento della pensione è stato il momento buono per pensare anche un pochino a me stesso. Come è cambiata la sua vita da quando viene qui? È in meglio sicuramente, sento meglio, occupo meglio il mio tempo, anche fisicamente più attivo rispetto a tanti altri che non fanno attività fisica. Ok, tornati in studio, abbiamo conosciuto queste due persone che appunto hanno superato i 60. Allora Alessio, lei segue queste due persone, quando sono arrivate da lei, le hanno detto 60 e passa anni e voglio iniziare a fare palestra, come le ha guidate? Allora la prima cosa che mi hanno detto è stata se l'età fosse un problema. Io ho detto e dico sempre a tutte le persone che si avvicinano all'età fisica che l'età è solo un numero sulla carta d'identità. Quindi, come tutte le cose, bisogna iniziare lentamente, facendo un'anamnesi, facendo delle domande al socio che viene in palestra, e poi bisogna pian piano costruire insieme un percorso. Un percorso che porta delle volte a dei risultati sorprendenti, sia per loro, ma soprattutto anche per noi istruttori, che abbiamo delle soddisfazioni enormi, magari vedere anche solo un signore che magari ha superato i 65-70 anni, che dice sono pieno di mal di schiena, non riesco neanche a allacciarmi le scarpe, e vedere i progressi che fa in poco tempo. Ecco, dunque gli acciacchi dell'età a volte possono essere un limite, lei parlava di schiena, poi magari c'è anche un po' la questione legata alla respirazione, al fiato. Allora, come si parte a lavorare e anche come si può combattere un po' le paure di fronte alla macchina? Certo, prima di tutto, ripeto, bisogna avere un approccio molto soft, bisogna molto parlare con le persone che vengono in palestra. Adesso stiamo parlando di persone che noi definiamo, che vengono definiti dalle società anziani, mi è piaciuta molto l'espressione che ha usato Giovanna, che ha parlato di experience people. In America usano questo termine, gente d'esperienza. Quindi facciamo molte domande, cerchiamo di capire quali sono gli stili di vita di queste persone e perché sono venuti in palestra, che problemi hanno, e dobbiamo guidarle. Guidarle come? Di sicuro un'attività cardiovascolare, che può essere attraverso l'uso del tappeto, del tapirulan, o attraverso l'uso della ciclette o di altre macchine che noi definiamo cardio. Quindi tutte attività che aumentano la gittata cardiaca non fanno altro che bene. Una ginnastica respiratoria è fondamentale, perché con l'età noi perdiamo questa meccanica respiratoria, noi
ci incurviamo di fronte alla forza di gravità, di fronte alla forza degli anni, ci incurviamo e dobbiamo riprendere questa stazione, questa posizione, quindi attraverso degli esercizi di respirazione riusciamo a sopperire al deficit degli anni. Ecco, quindi il respiro è così famoso. Sì, ed è così importante. Tutte le attività dovrebbero partire con un'attenzione al respiro e dovrebbero finire con un'attenzione al respiro. Noi non sappiamo respirare, i bambini sanno respirare. Tu hai mai visto un bambino che respira? Gonfia la pancia, sgonfia la pancia, sembra un pallone in estensione che si gonfia e si sgonfia. Noi la perdiamo per colpa di posture scorrette, per stili di vita. Se sono una persona triste, tenderò a chiudermi, e se mi chiudo, come posso respirare bene? Quindi anche il lavoro stesso che faccio, molti lavori adesso sono sedentari, siamo seduti ore e ore davanti al computer, e quindi assumiamo delle posture scorrette, la respirazione cambia. Noi in palestra cerchiamo di educare a questo, a respirare bene. Ecco, allora si parte dalla palestra, ma allora possiamo anche immaginare che le persone debbano iniziare a godere forse un po' di più dell'aria che respirano fuori, la famosa aria aperta. Allora, che tipo di allenamento potrebbe bastare ai nostri anziani? Vediamo, una quantità di minuti di camminata, quante volte a settimana? Allora, intanto, scusa se sono magari prolisso su questa cosa, ma ogni persona è diversa. Quindi adesso noi parliamo di un soggetto, di un anziano che sta bene, che magari è un po' pigro, che non ha voglia di iscriversi in palestra, un anziano che ha solo bisogno di muoversi un po', che non ha problemi particolari. Allora, una bellissima camminata all'aria aperta, sotto il sole inoltre induce anche la produzione della vitamina D, che è fondamentale per le ossa, fa benissimo, quei 25-30 minuti al giorno, non fanno altro che bene. Quando andate a fare la spesa, non parcheggiate la macchina proprio davanti al supermercato, ma un po' distante, fate qualche passo per andare a fare la spesa, così quando tornate avete anche un bel carico da sostenere. Poi, altri consigli che do: avete dei problemi, non potete camminare perché avete magari dei problemi alle ginocchia, una bella cicletta a casa o la bicicletta non fa altro che bene. Ovvio che bisogna mantenere una postura corretta. Ovviamente prima di decidere di fare un certo tipo di sforzo fisico, lei consiglia sempre magari una prima visita da un medico per capire, no? Certo, se ci sono da un medico o da un esperto del settore, nel senso che dividiamo le professioni. Il medico, molti medici adesso finalmente, e lo dico con soddisfazione, consigliano l'attività fisica. Ecco, una cosa che ci tengo a dire con enorme orgoglio è che nell'Organismo Mondiale della Sanità, per tutte le problematiche quali diabete, osteoporosi, colesterolo alto, ipertensione, problemi cardiaci, al primo posto c'è l'attività fisica, al secondo una dieta equilibrata, al terzo i farmaci. Noi purtroppo invertiamo prima i farmaci, poi una dieta, poi un'attività fisica. Ecco, cerchiamo di seguire ciò che l'Organismo Mondiale della Sanità ci dice e che ciò che in molti paesi, soprattutto orientali, fanno. Ci sono dei vecchietti che ad esempio fanno il Tai Chi a piedi nudi alle 7 della mattina. Alessio, cos'è il Tai Chi? Spieghiamolo un po' ai nostri telespettatori che magari non lo conoscono. Il Tai Chi è un'attività, è un'arte marziale salutare in cui si dà molta importanza ai movimenti lenti, fluidi e al respiro. Quindi, ad esempio, un'attività che per un anziano, anzi, experienced people, fa molto bene, potrebbe fare molto bene. Ecco, prima dalla regia ci hanno fatto vedere delle immagini in cui lei stava seguendo una persona, c'erano degli esercizi, mi pare, esatto, di allungamento, potenziamento anche dei muscoli. Fino a che punto noi possiamo tartassare i nostri muscoli ad una certa età? E che cosa possiamo ottenere da loro? Allora, lei? I muscoli vanno sempre allenati, ma vanno allenati con coscienza, nel senso che chi segue in palestra, l'istruttore della palestra è un professionista, quindi sa quello che sta facendo e quindi sa anche come lavorare i muscoli. I muscoli sono degli elastici che sono attaccati a delle articolazioni. Quando sono corti vanno a comprimere l'articolazione, quando ad esempio sono troppo lunghi l'articolazione diventa lassa. È un gioco. E noi dobbiamo saper, tra virgolette, giocare con questi muscoli per rendere una postura stabile, una postura corretta e soprattutto funzionale.
Io porto sempre l'esempio di un mio insegnante che una volta mi ha detto: ho visto una vecchietta che camminava per strada, che era curva, 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 curva. E mi sono immaginato, se venisse in palestra, proverei a fare tutti gli esercizi possibili per addrizzarla. Poi un'altra mattina l'ho rivista e ho visto che stava seminando per terra, e tutto il giorno faceva questi lavori. Ho detto: ma se io la raddrizzo, faccio bene o faccio male? Perché la sua vita è stare in quella posizione, quindi cosa faccio? Dovrei fare un intervento mirato, ma non troppo invasivo. Quindi è fondamentale, giustamente come dice lei, prima dare un'occhiata allo stile di vita delle persone, certo, e dopo da lì provare. E dopo da lì provare, capire che esigenze hanno, perché se una persona sta bene, perché devo, è una postura ad esempio scorretta, certo, soprattutto un anziano, perché devo stravolgere la sua postura? No, cerco di capire le problematiche che ha e parlare tanto, anche perché parlare con delle persone di una certa età ha due fattori fondamentali: l'aspetto sociale, la persona si sente coinvolta, e poi per noi istruttori è bellissimo attingere da queste persone perché hanno tantissimo da dare, tantissimo da raccontare. Infatti una cosa molto, molto carina, no, che abbiamo raccolto dalle interviste che abbiamo mandato in onda è stato un po' il messaggio di dire: sono in pensione, dunque ho del tempo, esatto, dunque rischio anche di avere un tempo morto troppo grande, certo, ho bisogno di riempirlo. È una forma di socialità, appunto, che lei ci raccontava. In palestra ci sono anche delle persone che sono state riprese su questo video, ci sono persone che vengono, soprattutto certi signori che sono in pensione, che vengono anche tre volte al giorno. Noi abbiamo nella palestra, abbiamo una piscina, vengono alla mattina a fare acquagym, attività in acqua, al pomeriggio vengono a fare un po' di sala, qualche corso posturale, magari alla sera vengono a farsi una sauna, cioè è bellissimo. Poi allora ci si ferma a fare due chiacchiere col personale della reception, con gli istruttori, si beve un caffè, cioè piuttosto che queste persone non abbiano niente da fare, vengono in un ambiente. Poi la cosa stupenda, e io parlo con enfasi del mio lavoro perché amo il mio lavoro, la cosa stupenda è questa relazione che si crea fra magari sessantenni, settantenni, ottantenni, ventenni, queste persone che parlano insieme, certo, e si arricchiscono a vicenda di varie cose. Senta, per chi invece, allora proviamo anche a raccontare la storia di tante persone che magari la palestra non se la possono permettere, allora che cosa possono fare invece utilizzando, non lo so, semplici azioni quotidiane in casa oppure fuori? Che tipo di allenamento potrebbe consigliare allora, loro? Allora, ripeto, quello che noi perdiamo nel tempo è la mobilità. La mobilità è una cosa che noi dobbiamo riacquistare attraverso esercizi semplici di mobilità, da una semplice rotazione delle spalle, poi del braccio, poi delle semplici rotazioni, flessioni del capo, molto lente. Poi abbiamo detto dei semplici esercizi di ascolto del respiro, ad esempio quando noi inspiriamo noi dobbiamo gonfiare la pancia per permettere al diaframma, che è il muscolo del respiro, di scendere. Quindi, ad esempio, semplici esercizi di ascolto: mi distendo a terra, inspiro, gonfio la pancia, espiro, sgonfio, metto le mani sul costato, inspiro, gonfio il costato, espiro, sgonfio, metto le mani sul torace, inspiro, gonfio il torace, espiro, sgonfio. Sto facendo bene? Sto facendo male? Ad esempio, una cosa simpatica, che se iniziate a sbadigliare, state facendo bene, perché lo sbadiglio non è il sonno, lo sbadiglio è una reazione del nostro corpo. Se incanaliamo più ossigeno di quanto siamo abituati, il nostro corpo per reazione lo espelle. Quindi, se iniziate a fare questi esercizi e sbadigliate, siete sulla strada giusta. Allora, a che ora del giorno potremmo farli? È meglio farlo la mattina, fare un po' di esercizi per sgranchirsi le ossa? Alla mattina, soprattutto per chi soffre di artrosi, alla mattina, quando le persone che soffrono di artrosi alla mattina hanno dei dolori. Quindi, l'artrosi, diciamo la cura tra virgolette per l'artrosi è il movimento, quindi quando vi alzate fare dei movimenti del collo, della schiena, delle rotazioni, delle flessioni non fa altro che bene, soprattutto delle articolazioni delle spalle e del collo. Poi sulla schiena non ve le posso mostrare qua perché magari è un po' più delicato, i movimenti magari dopo se vanno in onda sono un po' più complessi. Poi alla mattina quindi faccio degli esercizi di respiro, oppure sono un soggetto ansioso, anche prima di andare a dormire, dimenticatevi cosa dovete fare il giorno dopo e dimenticatevi lo stress della giornata.
ascoltate il vostro corpo e respirate. Ecco, adesso ci sta un po' raccontando che alla fine il corpo e la mente sono necessariamente, inevitabilmente legati. Allora, è arrivata la prima telefonata della giornata. Vediamo chi ci chiama. Pronto? Pronto? Sì, prego. Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per chiedere un consiglio per mia madre, fondamentalmente, che ha 78 anni, ha sempre il collo rigido e dolorante. E volevo sapere che esercizi si possono fare eventualmente anche a casa. Quindi il collo, va bene, grazie. Allora passiamo direttamente la palla al nostro Alessio, visto che ce l'abbiamo qua. Grazie per averci contattato. Allora, la figlia che chiama per la mamma, molto carina questa cosa, perché tante volte sono proprio i figli a preoccuparsi per i genitori. I genitori si danno un po' per spacciati, magari dicono: io la palestra quando ero giovane non l'ho fatta, figurati. No, se la faccio a 70 anni, magari per alcuni è uno scoglio troppo, troppo grande. Addirittura, se posso aggiungere, sono i figli che vengono a scrivere, che regalano l'abbonamento in palestra ai genitori. E per il collo, questa è una domanda che mi fanno sempre, che mi domandano sempre. Cervicali famose. Ho la cervicalgia, cosa devo fare? Io non gli do una risposta. Perché? Quali sono i problemi? Perché ho questi dolori? Quindi andiamo a indagare le cause. Andiamo a indagare le cause. La prima cosa che posso consigliare è di andare dal medico. Ho dolori molto forti, magari ho anche delle radiazioni sulle mani, sulle braccia, una bella radiografia e soprattutto una risonanza magnetica. Aiuta. E vediamo di capire se ci sono delle protrusioni, delle ernie, a che stato sono. Poi bisogna capire come questa persona, la postura di questa persona, perché se io sono... provo a fare questo, sono curvo in avanti, il mio collo va in avanti, la testa pesa e ogni centimetro che la testa è spostata in maniera non corretta in avanti triplica il suo peso, quindi da 5 kg ne pesa 15. Quindi magari ricreando una postura corretta attraverso il potenziamento di certi muscoli e l'allungamento di altri vado a risolvere il problema, oppure ha il problema al collo perché ha perso la vista, non ci vede più, io mi tolgo gli occhiali, non ci vedo da lontano, che postura dovrò assumere? Assumerò questa postura, non ci vedo, oppure non ci sento da una parte, quindi assumerò questa postura. Quindi la stessa problemi a livello di masticazione si vanno a relazionare problemi al collo. Il respiro, molte persone che non respirano correttamente molte volte hanno dei problemi al collo. Quindi il consiglio che do a questa telespettatrice è: vado da un medico, provi a sentire la causa e poi si rivolga a un esperto del settore. Non è per fare pubblicità a noi, però è una risposta a cui direi di fare delle cose magari non corrette. Di sicuro degli esercizi di mobilità e di allungamento classici del collo, di allungamento del collo, del trapezio, male non dovrebbero fare, però... sempre meglio prima ovviamente indagare le cause. Allora, un altro aspetto importante, prima abbiamo parlato allora di collegamento tra il corpo e la mente, e parliamo di alimentazione, Alessio, perché ovviamente per arrivare fino a 100 anni sì, è giusto fare del movimento, è giusto respirare bene, ma è anche giusto mangiare sano. Certo. L'aspettativa della vita si è allungata anche perché possiamo mangiare meglio, però molto spesso si ingeriscono più calorie rispetto certo, ad una volta, i cibi sono un po' più complessi. Allora, che tipi di consigli possiamo dare anche per l'alimentazione? Guarda, se mi permetto, copro la scritta così non faccio pubblicità. Il primo consiglio è l'acqua. Io vicino a me ho sempre una bottiglietta d'acqua. Noi dovremmo bere dai 2 litri d'acqua, si parla di un soggetto sedentario, ai 3 litri d'acqua al giorno per un soggetto attivo. Sfido a chiunque ci stia ascoltando in questo momento a dire che beve dai 2-3 litri d'acqua al giorno. Quanto bevete? E soprattutto bevete magari tanto alla mattina, tanto alla sera, durante la giornata non bevete niente. Le signore, quando le dico di bere di più, mi dicono: ma dopo, Alessio, mi tocca andare 5 volte al bagno di sera. E gli ho detto: bene, così fai anche del movimento durante la sera. Quindi non guardiamo questo. Anche da un punto di vista estetico, l'acqua è fondamentale. Abbiamo parlato prima di problemi della colonna, protusioni. Se voi vi fate una risonanza, molte volte trovate la scritta disco intervertebrale disidratato. Ecco, beviamo più acqua e idratiamo questi dischi. Quindi l'acqua è fondamentale e una dieta varia. Quindi una percentuale corretta di carboidrati, di grassi, tra virgolette buoni, e di proteine, senza eccedere magari in certi tipi di condimenti,
senza dimenticare certi la frutta, la verdura. Negli anziani, scusa se uso questo termine che non mi piace, nelle persone mature è importante soprattutto mangiare delle verdure ricche di fibra, perché col tempo la digestione diventa sempre più lenta, quindi le fibre aiutano. E anche in questo caso dico sempre, rivolgetevi a un nutrizionista e soprattutto fatevi spesso gli esami del sangue, che magari certe carenze anche a livello vitaminico, di sali minerali, possono risultare. Senta, ma secondo lei il movimento fisico aiuta allo stesso modo la digestione, ad esempio? Beh, certo, di sicuro, perché anche il numero di capillari aumenta, quindi anche nei processi digestivi un'attività fisica rende il corpo migliore in tutti i sensi. Pensiamo ad esempio anche a livello ormonale. Noi col tempo gli ormoni buoni, l'ormone della crescita, il GH, il testosterone diminuiscono, l'attività fisica li fa rialzare, quindi vi sentite più arzilli, vi sentite bene, anche il vostro umore migliora. L'umore vostro e anche magari dei vostri figli. Eh sì, perché giustamente le persone, certo, le persone che ti stanno accanto poi possono beneficiare ovviamente degli ottimi risultati. Io ho delle fisica. Persone che vengono a fare anche i corsi, quindi magari corsi di Pilates, di posturale, corsi di attività, di ginnastica dolce, che magari entrano tristi ed escono col sorriso. Ecco, questa è la cosa più bella. Ed è proprio una questione ormonale, cioè certo, è scientificamente provata. Allora, stiamo parlando dunque di allenamento fisico, abbiamo già la seconda telefonata, perché adesso la gente inizia ad incuriosirsi, no? Allora, vediamo di capire chi abbiamo in linea. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Arianna. Volevo chiedere un consiglio per mio padre che ha 70 anni, che ha bisogno di fare un po' di movimento, ma non gli piace assolutamente andare in palestra. Mi può dare dei consigli? Che cosa facciamo per chi non ama la palestra? Grazie, grazie Arianna per averci contattato. Il discorso un po' che facevamo prima, ma proviamo proprio Alessio, anche per i nostri telespettatori, a costruire una piccola tabella di marcia settimanale, allora, dal lunedì alla domenica. Si fa? Questo soggetto non vuole andare in palestra, però ha una figlia molto cara che si preoccupa per lui. Quindi cosa gli facciamo fare? Allora, premettiamo che lui stia bene, che sia solo pigro. Allora, almeno due volte alla settimana una bella camminata all'aria aperta. Di quanti minuti? Partiamo sempre magari dai 10 minuti per poi progredire fino ad arrivare a 15, 20, 30, 40, 50, non c'è un limite. Ci sono persone di 75 anni, 80 anni che fanno la maratona, quindi è solo una questione di allenamento, quindi delle belle camminate. Magari, se volete essere sicuri, magari vi comprate un cardiofrequenzimetro, che è una fascia che va applicata sotto il torace, con un orologio in cui vi monitora anche il battito cardiaco. Magari domandate un consiglio al medico: che battito cardiaco mi consiglia di tenere? Poi ci sono delle formule particolari, ma ci vuole una trasmissione solo per spiegare questo. Ok, che battito cardiaco? Utilizzate un battito cardiaco che vi consigliano e poi camminate e vi rendete conto di una cosa bellissima: ogni giorno riuscirete a fare qualche passo in più, perché il vostro corpo si allena, il cuore aumenta di dimensioni, il vostro corpo si diventa più forte. Giustamente. Quindi una bella camminata. Poi abbiamo detto degli esercizi di respirazione, che prima magari ho mostrato un po', però anche qua non abbiamo il tempo e tutto. Degli esercizi di mobilità, ecco, diffidate per cortesia, ma ve lo dico col cuore, di guardare internet, di guardare YouTube, perché trovate delle cose giuste e delle cose completamente sbagliate. Quindi il consiglio che posso dare ad esempio a questa ragazza è: trovate un professionista, magari una o due volte lo fate venire a casa. Spero. Oppure cerca di convincere tuo papà magari un mese ad andare in palestra, magari solo un mese vai con lui, lo accompagni per imparare. Poi è facile capire quello che è giusto e quello corretto, perché lo capite. Noi ci ascoltiamo: questa mattina sto meglio, vuol dire che quello che ho fatto ieri mi ha portato dei benefici. Senta, lei prima ha anche nominato un po' la cicletta in casa, potrebbe essere una buona scelta, no? Per chi ama stare nei propri ambienti. Certo che va bene, però se io sto seduto tutto il giorno, mettermi ancora seduto in bicicletta non va bene, soprattutto perché in bicicletta provo a mettermi di profilo, così molte volte ci mettiamo in questa posizione. Abbiamo detto che l'arziano si deve
estendere e lo metto ancora in flessione, magari è il caso di fare qualcos'altro, se ne ha la possibilità. Ovvio che se ha dei problemi alle anche o alle ginocchia, che non riesce neanche a camminare o la camminata gli crea dei problemi, va bene anche la bicicletta. Ecco, possiamo anche consigliare eventualmente dei degli esercizi per sgranchirsi, quindi anche sì, le mani. Ricordiamo che molti anziani soffrono certo, di osteoporosi. Certo, allora, tutto il muoversi fa bene. L'articolazione si deve muovere in tutti i suoi raggi del movimento, quindi se torsione il collo deve arrivare a 180 gradi, proviamo a muoverlo fino ad arrivare a 180 gradi. Adesso qualcuno che mi starà guardando dirà: io arrivo a 20 gradi, va bene, muovilo a 20 gradi, continua a muoverlo, continua finché arriverà. Qualcosina di più si guadagna sempre. C'è una differenza tra uomini e donne, qualcosa a cui stare anche attenti, che riguarda un po' l'invecchiamento diverso. Guardando le immagini dei due signori che sono passati, che vengono da noi in palestra, c'è una differenza. L'uomo si perde, l'uomo quando viene in palestra soprattutto è sempre che parla e passa una ragazza. E ci vuole un po' di disciplina, insomma. Sono, guarda, poi quei due particolarmente sono indisciplinati, però parlano. La donna, diciamo, ha quell'obiettivo e lo deve raggiungere. Quindi darsi anche degli obiettivi potrebbe essere utile. Bisogna, no? Darsi degli obiettivi e soprattutto bisogna partire da questo presupposto. Di fronte, quando c'è un passato, c'è sempre anche un futuro, quindi non guardiamo indietro, guardiamo avanti. Bellissimo questo sì. Messaggio un po' che lei ci sta dando. Ci racconta qualche come si può dire, qualche traguardo raggiunto da qualche anziano che lei ha seguito, che magari è entrato in palestra ed era in quella condizione ed è riuscito in quanto tempo a migliorare le sue condizioni? Beh, guardi, ci sono delle persone. Beh, io faccio l'esempio di Giovanna. Giovanna, quando è arrivata, era un disastro, cioè aveva problemi, aveva un dolore. Nella parte posteriore, aveva subito un intervento, aveva un dolore nella parte posteriore della gamba, questo dolore è scomparso, faceva fatica a fare 5 minuti di tappeto, adesso ne fa 30 e le devo dire: Giovanna, fermati, basta che facciamo qualcos'altro. Quindi le soddisfazioni più grandi però sono quando ti vengono a dire: mi sono svegliato questa mattina e stavo bene. Quando stanno bene, ma li vedi, non devi neanche domandarli, li vedi da come entrano in palestra, dal sorriso che hanno, dalla gioia che hanno. Quindi esperienze ce ne sono tante e quindi mi sarebbe riduttivo raccontarne una a scapito di altre. Certo. E senta, secondo lei per l'invecchiamento quanto conta la genetica? Cioè, quant'è la percentuale di fronte alla quale non possiamo... Di sicuro, soprattutto se noi pensiamo a certi atleti, di sicuro la genetica è importante. Però non è solo quello. Certo, con l'allenamento si arriva fino ad un certo punto. Però dobbiamo tutti arrivare a quel punto là. Senta, c'è qualche sport in particolare che secondo lei è anche abbastanza adatto agli anziani oggi, al di là della palestra, proprio qualche sport? Qualche sport? Beh, sicuramente molti anziani giocano a tennis. Il tennis, per esempio. Tennis sì. È un'attività cardiovascolare, è anche un po' di potenza perché c'è il colpo. E poi altre attività che potrebbero far bene agli anziani, abbiamo parlato che non si possono fare in palestra, abbiamo parlato del tai chi, dello yoga, pilates sono più attività che si fanno in palestra, molto bello è quello che stanno facendo. Io ad esempio ho mio padre che fa parte, è capogruppo di un gruppo di cammino, l'AS 13, ad esempio fa dei gruppi di cammino in cui le persone si ritrovano del paese, si ritrovano 2-3 volte alla settimana a camminare all'aria aperta. Ah, da questo chi sono capitanate? Chi io so, ad esempio nel caso io abito ad Olo, quindi nel caso nostro c'è l'AS 13, dopo so che ci sono in varie zone questi gruppi di cammino, è bellissimo, si trovano alle 9 della mattina, partono, soggetti attivi. Mio papà era uno sportivo, quando ha smesso di fare sport è diventato pigro, almeno così chissà. Quindi che... l'amore per lo sport un po' la famiglia me l'ha trasmesso, sì, certo. La famiglia, quindi si può anche trasmettere, forse questa cosa di condividere, certo, no? L'esperienza della palestra insieme. Stiamo parlando degli anziani, di sicuro i genitori devono trasmettere fino ai loro figli, fin da piccoli, la bellezza e l'importanza di sapersi muovere, non di muoversi. Di sapersi muovere, sono due cose completamente diverse. Quindi anche un po', insomma, formare il corpo. Lei certo. Lo vede il corpo di un anziano che ha fatto palestra tutta la vita piuttosto che, cioè palestra, sì, oppure certo, qualche altro sport, si vede. Insomma, si vede nella coordinazione
e nella capacità di apprendere, perché con l'età i nostri neuroni diminuiscono e perdono di funzionalità, l'attività fisica porta più sangue al cervello, quindi i nostri neuroni funzionano, adesso sto parlando in termini non medici, certo, ma comunque funzionano meglio. Immaginiamo un anziano che va in bicicletta, quanti incidenti ci sono fra l'intemperanza degli automobilisti e poi magari i tempi di reazione dell'anziano che non sono più quelli di quando aveva 20 anni. Ecco, abbiniamo le due cose e vedete che l'attività fisica aiuta l'anziano anche a vivere e magari a schivare determinati pericoli. Quali sono le parti del nostro corpo più fragili, quelle a cui dobbiamo più stare attenti, secondo lei? Io le dico questo, la testa, ma proprio la testa intesa come mente. Noi siamo molto fragili a livello della mente. La mente guida tutto, la mente ci fa arrivare in... ci può portare a far fare delle cose che noi... per noi sarebbero impensabili. Ecco, io dico, lavorate tanto qua. Ecco, allora il consiglio di Alessio è proprio questo, ed è anche bello un po' da raccontare il messaggio con cui vi lasciamo. La mente può dare forza e potere al nostro corpo. Stiamo parlando del corpo, ma in realtà... Una volta, anni fa, anni, secoli fa, non si diceva mai sano in corpo sano, è la cosa più banale, ma più bella che ci sia. Non c'è divisione fra corpo e mente, siamo tutt'uno. Allora, fate di tutto per stare bene, questo è il messaggio che abbiamo cercato di lanciare in questa puntata di Linea Diretta. Io ringrazio Alessio Fincanto per essere stato in nostra compagnia. A voi telespettatori, Linea Diretta torna alla prossima puntata. Grazie, arrivederci.